Buongiorno, è venerdì, io sto per uscire con mia madre, non sono messa questa uscita di stamattina, nel senso mi trucco, è un get ready, no, non c'era proprio messa questa uscita, nel senso che avrei avuto altre 2000 cose da fare stamane, ma la mamma mi ha proposto, ci andiamo dal parrucchiere, offro io, e che dico, no, a mamma, perché effettivamente fanno un po' schifo. Non c'ho tanto torto, mamma. Prep and Prime Bright Forecast MAC Highlighter. Che io però uso come correttore. Lo metto proprio all'inizio perché allora, quando c'ho tempo da perdere, lo metto alla fine. Proprio la verità. E poi perché io questo qua lo lascio asciugare. E poi con calma. Lo sistemo quando invece non mi devo truccare la mattina e magari non c'ho tanto, non c'ho però, non ho tantissimissimo tempo. Lo metto all'inizio e sto ben attenta a non combinare grandi danni. E lo metto pure su tutta la palpebra perché come primer è a dir poco eccellente. Solo che mi pare un gran peccato utilizzarlo come primer. Ecco, quindi uso tipo quando il pennellino un poco sporco lo vado a mettere lì. E quindi vado a tagliare i capelli. Ora mi si presenta un problema. E vedi che gran problema. Io ho comprato sti cosetti da H&M. Mi sono un po' esercitata. Esercitata nel senso che ho fatto delle prove. Non ho fatto dei compiti a casa, mamma. Ho fatto delle prove che ora io andando a tagliare i capelli potrei avere difficoltà. Per cui. Se io riesco a truccarmi in tempo, finirmi di vestire, perché sappi che ho messo ancora i leggings vecchi, finirmi di vestire, vabbè, devo dare una sistemata. Magari anche pettinata. Dici, vai al parrucchiere, c'è la spettinata. No, magari mi do anche la pettinata. Ecco, sarebbe pure bello che io facessi video pettinata. Se riesco a fare tutto, almeno mi interessa fare la treccia, perché tu devi sapere, cara amica mia, che io da quest'estate mi sono data all'uncinetto, al crochet, quell'uncinetto grosso, e ora mi ero fissata che volevo lavorare i ferri, ho imparato a lavorare i ferri, e l'altro giorno guardavo sto coso e ho detto, eppure ma io non potrei fare un punto catenella con questo, con i capelli. Bene, sappi che ci riesco. Quindi vorrei, se mi riesco a sbrigare prima che mi venga a prendere mamma, vorrei fare questo punto catenella con i capelli. Guarda che vengono carini, però io non ho il ciuffo, cioè ho capelli, non hanno forma più i miei capelli, ma da tanto tempo, non è che non hanno forma adesso. E quindi, però la treccia in sé è molto bella. Comunque non voglio tagliarli corti. Ah, so, allora sto usando Viva Carioca Pupa. Ogni volta ho bisogno di leggerlo perché lo chiamo o Viva o Carioca. Viva Carioca mai. Viva Carioca Pupa numero 1 è con la sua spugnetta che trovo pure abbastanza pratica. Prendo il marrone. Sto duo. Mi piace un casino. Lo spalmo su tutta la palpebra. Sai che io questi ombretti qua, manco lo so io perché li ho comprati, un giorno ero proprio tra l'arrabbiato e infastidito perché era successa una cosa per strada. Ed ero tra l'arrabbiato e l'infastidito. Sono entrata da limoni, così, io non. Quasi mai vado da limoni per comprarlo. L'ho visto e l'ho comprato, ma senza cognizione proprio. Sono tornata a casa, ho detto, che ho comprato? Che sono queste cose? Faccio scendere la polverina del lavandino per questo, ecco. Eppure ti devo dire che è questa cosa di comprare senza pensarci non mi accadeva da anni. Perché prima mi accadeva, direi una bugia, prima mi accadeva, poi no, poi mi sono data una bella calmata, ma anni ti dico tipo universitario, ma poi, ma ero un po' scocciata perché non successe
delle cose, cioè io ho incontrato una serie di persone, avevo proprio il muso un po' lungo, muso lungo, e inconsciamente ho fatto un ottimo acquisto, perché soprattutto questo marrone, guarda che bello, è buono, è troppo troppo buono, troppo troppo bello. Sai che cosa faccio? Prendete, questo è il mio trucco salvavita la mattina. Allora metto il marrone in tutta la palpebra, tranne nell'angolo dell'occhio, si vede che io dal bagno, mi spiace, devo fare il video forza dal bagno perché luce orrenda in tutta la casa la mattina. L'angolo lo vedi che non ci sono arrivata, perché poi sempre con la stessa spugnetta prendo l'arancio e lo metto nell'angolo, devo mettere in posizione, e lo metto nell'angolo interno e lo porto verso l'esterno dell'occhio. Bellissimo, mi piace perché illumina molto lo sguardo. Allora, questo marrone è abbastanza naturale, no, abbastanza, è naturale. E l'arancio messo qui all'interno dell'occhio dà proprio molta, molta, molta luce. E mi piace, e non poco. Diciamo che non è un segreto che a me piacciono i colori naturali, ecco, molto basic, però. Però ogni volta sembra. Niente, mi piace questa cosa qua. E lo faccio da quest'estate. Sì, questo è uno di quei trucchi salvavita. No! No! Vado a prendere il pennello. Dopo una lunga ed estenuante ricerca nell'altro bagno sul pennello, del pennello, era qui il pennello, non l'avevo visto io, il pennello di Zoeva. Sai che faccio? Perché io lo uso col Black Track. Senti, io vorrei fare un video sul Black Track, che ne pensi? Perché è una di quelle cose, io lo so che YouTube, insomma, è il ricettacolo di tanta gente, io per prima. Io lo bagno il pennello perché col pennello bagnato è mille volte meglio, mille. Perché io penso una cosa, YouTube è fatto sia di gente professionista che fa bene il suo lavoro, parlo di truccatori, che fa egregiamente bene il suo lavoro e che lo condivide, sia di persone tipo me che ciarnano. Però a onor del vero, i trucchi non vengono venduti solo per i professionisti, vengono venduti anche per le donne normali. Quindi una cosa è vederlo mettere a un professionista che ha una mano felicissima e che fa "Azà!" Mettetelo con poca precisione, ma sei stato precisissimo, sei fantastico, capito? Perché giustamente quelli del loro lavoro lo fanno bene perché è il loro mestiere. È una cosa vederlo fare a una cialtrona come me in questo senso, in questo campo, ecco. E niente, questo volevo dire, cioè non so se mi sono spiegata, cioè, sì, mi sono spiegata con un libro chiuso in un cassetto, ma ci ho provato. E che ne pensi? Se lo fa? Perché questa idea me l'ha data una ragazza un giorno e mi ha detto: "Sai, io li guardo i video, scusami, ora mi devo coprire perché non sto capendo più niente, cioè mi sto coprendo con lo specchio." Una ragazza mi ha detto una volta: "Sai, mi piacerebbe vederlo mettere da te, cioè, perché Tizio, Caio e Sempronio, che sì, sono bravissimi, ma quello è il loro mestiere, giustamente. Giustamente, quelli fanno un tocco e ci riescono alla grande. Ti aggiungo io, ci mancherebbe altro, fanno il tocco e ci riescono alla grande. Ecco, questo è l'inghippo. Comunque, che ne pensi? Punto interrogativo. Se facessi un video only sul Black Track. Sì, allora, aspetta. È proprio orribile che abbia fatto. E comunque adesso vado a tagliare i capelli. Sono diventati troppo, troppo, troppo lunghi. E a tutte quelle che mi dicono: "I capelli ti crescono velocissimissimamente, quanto ti invidio", sappi che a me allungano velocissimissimissimamente i capelli, le unghie, ma anche i peli. Quindi ricordati che per ogni centimetro di capello equivalgono almeno due cerette, che non posso più fare. Sai, non posso fare più la ceretta? Eh? Non posso più fare la ceretta. Mi si strappa la pelle, le ho provate tutte. Tutte.
Mi si strappa la pelle. Quest'estate, purtroppo, quando ero piccola dicevo purtroppo, quest'estate purtroppo solo di rasoio. E sono sempre stata abituata alla ceretta, sempre. Mamma mia. Perché mi si strappa. Mi si strappa la pelle, terribile, terribile. Mal di gola, mascara, ma mi si strappa la pelle addirittura che c'è un punto del polpaccio dove si vede che 4 mesi fa mi si è strappata la pelle, si vede ancora. Ho provato a fare veramente di tutto, ma nulla, per cui quest'estate niente, addirittura nell'interno coscia. Mi è venuto un eritema spaventoso, ho detto, ma io come sempre. Mamma mia, guarda che cosa mi sto dimenticando aperto. Addirittura un eritema, ma con tanto di crosta. Ho detto, mamma, non c'ho più ceretta. Pensavo, ho detto, ma io forse ho cambiato ceretta. E invece no, era sempre la stessa ceretta. Tanto che, perché io la compro in un negozio tipo. Questi che vendono forniture per parrucchieri, estetiste, prendo il rullo, lo scaldarullo, lo compro là. Tanto che mi sono ritrovata a passare da là e sono entrata. Cioè, la signora si ricorda di me, anche ogni tanto tipo vado, scambio di chiave, però vado con Lois, quindi si ricordano più di Lois che di me. Tutti si ricordano di Lois e non di me. E io ho detto, signora, ma avete cambiato fornitura? Perché io ho avuto difficoltà, cioè ho avuto problemi. Ho detto, no, sempre le stesse, sempre lo stesso fornitore, sempre gli stessi ingredienti, sempre le stesse. Vabbè, come dice lei, e chi sono io per contraddire? That's right. Adesso con uno strumento super professional, grazie India Palette di Paola Pini, il dito, ecco. No, niente, costa 25 euro. Ma io questi 25 euro li spendo molto volentieri per questo Pepe Prime di Mac. Mi sto confondendo da sola, sembra che io abbia fretta, in realtà sì, ho fretta. Ma neanche più di tanto, ma perché mi sto mettendo. Ah sì, perché volevo fare la treccia. Certo, ecco perché mi è venuta la fretta. Le beige di Chanel. La mia terra, che questo è il numero 40, la gallina canta, con l'unico coso di Sonia Kashuk che mi piace, Sonia Kashuk Tools number 4. Questa bella fronte spaziosa. Mio marito mi prende in giro, la chiama la piazza. Mi schiena, poverina. Oh, povera me, la piazza. Sai quanti complessi io ho per sta fronte? Sai quanti complessi? Ma sin da piccola, perché io ho sempre avuto questo frontone, c'è una cinascia col frontone, ecco. Ma complessi che poi non è che a me perché mia madre mi ha sempre preso in giro, mi hanno sempre preso a casa tutti quanti in giro. Ma io ti dico che per esempio quando mi sono laureata, le presenti che all'inizio ti fanno tutti un po' di la dottoressa, mi chiamano la dottofessa, credo di averti detto tutto, proprio la dottofessa. Io questa cosa, la dottofessa, l'ho ancora, perché ti prende, certe volte tipo parlo di lavoro, è successa questa cosa, allora la dottoressa, perché dipende dal lavoro, io mi presento come Annalisa in realtà al lavoro, però c'è chi mi presenta come la dottoressa superstar, che fa molto dottoressa Jo, la dottoressa dice il mio cognome, dottoressa superstar. E a me sta cosa mi fa ridere quando mi presentano come la dottoressa, guarda, chiamami Annalisa che ci sbrighiamo. E tipo certe volte parlo con Filippo, è successa questa cosa, viene quella, dottoressa superstar, viene. E a me viene sempre a dire quando mi chiamo dottoressa, io dice, perché non ti conoscono, dottofessa, la dottofessa, ecco. Dice. C'è gente che dice che secondo che la mia autoironia su YouTube sia un'autoironia indotta da non so bene che cosa. In realtà devi sapere che io sono stata una piccola in mezzo ai grandi. Ah, non ho detto che sto usando questo qua della Bourjois Brunillusion numero 11. L'ho comprata in Inghilterra.
Io sono stata piccola e mezza grande, nel senso che abitavamo tutti a casa di nonna. Io avevo cugini con cui mi tolgo tanti anni, ma tanti. E loro stavano pure a casa di nonna perché erano tipo studenti, insomma, fuori sede. Comunque stavamo tutti a casa di nonna. Io ho avuto un'infanzia molto allegra, nel senso che stavo a casa di nonna con i miei cugini e via dicendo. Sia io che mio fratello venivamo torturati, torturati, insomma, no, no, insomma. Scherzavano molto con noi. Allora, quando tu hai dei cugini grandi e degli zii giovani che non fanno altro che scherzare con te, per esempio, ultimamente, negli ultimi anni mi chiamano Annalisa, mi hanno chiamato Annatisa per una vita. Tisa significa tesa in italiano e palermitano, perché da bambina dicevano che io stavo sempre così e mi chiamano Annatisa, Annatesa. Tesa, nel senso tesa, è rigida. Vabbè, Annatisa, ma mi chiamano ancora Annatisa, non ti credere. Quindi quando vivi in una famiglia dove ci sono ragazzi, sono già ragazzi, se sei bambino o ragazzino, sono molto più grandi di te e ti fanno sempre battute, le cose sono due. O cresci complessato, cresci con un'altissima dose di autoironia, per cui arrivato a un certo punto ridi pure tu. Quindi la mia autoironia è data dal fatto che sono stata piccola e mezza grandi, che mi facevano scherzi da prete dalla mattina alla sera, e ai quali oggi io faccio scherzi da prete. Perché ora io sono grande e loro sono anziani, dico io, giusto perché ora sono io la grande, loro perdono colpi perché sono anziani, io sono in età adulta, quindi faccio gli scherzi a loro e ai loro figli. Ha! Ciao e che le stelle siano con voi.